I russi stanno votando per le legislative, considerate come un test per il duo Putin-Medvedev in un clima segnato da numerose denunce di violazioni. Votando a Mosca, il premier ha detto di sperare in un buon risultato per Russia Unita, di cui è leader. Anche il presidente Dmitry Medvedev, accompagnato dalla moglie Svetlana, ha votato nella capitale. Il leader dei comunisti, Gennady Zyuganov, ha parlato di probabili brogli in parecchie regioni russe. Tra i 7 partiti in lizza c'è anche quello liberale e riformatore Yabloko, guidato da Grigori Javinsky. Sono poco o meno di 110 milioni gli elettori chiamati a rinnovare la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. I seggi allestiti sono quasi 100.000. Quelli dell'estremo oriente russo sono già chiusi, gli ultimi saranno quelli dell'enclave europea di Kaliningrad. Circa 700 gli osservatori internazionali accreditati. Queste elezioni, che precedono le presidenziali del prossimo marzo, sono state accompagnate non solo da sospetti di brogli, ma anche da cyberattacchi a siti indipendenti, alcuni dei quali sono stati bloccati in mattinata. Una decina di membri dell'opposizione poi sono stati fermati a Mosca durante una manifestazione di protesta.